Aperto ad Atina il nuovo comitato elettorale di Mario Abruzzese, il segno tangibile di un impegno costante del capogruppo del PDL nell'amministrazione provinciale verso un territorio strategico come la Val Comino. Ho aperto questo comitato elettorale qui nella Valle di Comino, sono stato accolto con grande entusiasmo dai sindaci e questo mi ha fatto immensamente piacere. Significa che inizia a passare un messaggio serio, un messaggio di una squadra che vuole fare sistema nell'interesse del territorio. Questo mi fa molto piacere, ho ricevuto tanti applausi nel mio intervento, evidentemente sto toccando gli argomenti giusti, gli argomenti seri che riguardano lo sviluppo del territorio. Abruzzese poi ci ha tenuto a rivendicare il suo impegno sempre costante nei confronti di tutta la provincia, in special modo quando si parla di sviluppo e lavoro. Ho rivendicato quello che ho fatto nella mia vita politica e ho detto loro che non ho bisogno di promettere, perché io ho già fatto, ho già dimostrato cosa ha fatto Mario Abruzzese in questo territorio, soprattutto il grande intervento infrastrutturale a difesa delle piccole e medie imprese, a difesa del territorio, a difesa della nostra economia. Io dico che in questo momento difficilissimo, in questo momento di crisi, solo una politica attenta, una politica che sappia difendere il territorio può far fronte a questo momento di emergenza. Io l'ho già fatto nel nostro territorio del Lazio meridionale, lo vorrei esportare questo modello in tutta la provincia di Frosinone, ecco perché vorrei rappresentare la provincia di Frosinone nel Consiglio regionale. Un nuovo modo di fare politica quindi, fare politica insieme, come recita lo slogan di Mario Abruzzese.